Pronto? Ciao Luca, com'è? Tutto bene? Guarda, ero giusto sul tuo sito che stavo guardando un po' cosa c'è, no? Visto che adesso poi dovrò cambiare il terrario al pitone, devo prendere quello più grande per gli adulti, stavo guardando un po' le decorazioni, le ciotole, eccetera. Le piante. Perché adesso vedi anche le piante? Piante da terrario, piante carnivore e non solo. Ma fantastico! Ma c'è anche i cactus, cosa fai? Spedisci i cactus adesso? Ma da quando? Ma va, ma figurati, ma levali. Ma no, che non ci credo che spedisci anche il cactus da. Davvero? Signori, benvenuti in un nuovissimo video della ZooSkin, Zoological Skin, serie ufficiale dove parliamo di animali e in questo caso non solo. Infatti, in questo video non voglio parlarvi di animali nel vero senso della parola, ma si può dire di esseri viventi, in quanto parleremo di piante. Ringrazio innanzitutto Luca di Play Reptile che mi ha permesso di fare questo video regalandomi questo cactus, mi ha fatto regalo di Natale. Trovate il link del suo sito qua sotto in descrizione, come dappertutto sul canale, visto che è un ragazzo con cui collaboro ormai da tempo. E ovviamente sul suo sito, come avete visto nella piccola scenetta di prima, vende piante per terrari, piante grasse, piante acquatiche e tanto altro, che spedisce direttamente comodamente a casa e ovviamente tutto direi in perfette condizioni. In questo caso lui mi ha regalato un cactus chiamato anche cuscino della suocera, conosciuto col nome scientifico di Echinocactus crusoni. Occhio perché non solo ha le spine belle lunghe, belle grosse, ma c'è anche tutte delle spinettine un po' più sottili all'interno che sono un po' infami. Questo qui in particolare è un cactus anche abbastanza facile da gestire, basta dargli poca acqua e tanta luce. Poi il cactus che ho mandato a me è di dimensioni abbastanza generose, ha quasi 15 cm di diametro ed è alto un 25 cm, compreso il vaso. Senza il vaso sono quasi 15 cm di cactus, quindi è un esemplare tra virgolette anche abbastanza notevole, però sul suo sito ne trovate anche di più piccoli, che spedisce se sono grandi in apposite casse di legno, se sono un po' più piccoli con le giuste imbottiture comunque vi arrivano sani e salvi lo stesso. Nello specifico però questo video non è nato tanto per parlare dell'Echinocactus così com'è o di questo esemplare in generale, volevo fare più un video generale appunto sulle piante, un po' appunto perché parlando con Luca mi ha mandato questo cactus e ne ho avuto la possibilità. Un po' perché moltissime persone mi chiedono dove poter acquistare delle piante d'acquario, delle piante per terrari, abbellimenti, eccetera, eccetera. Ovviamente vi rimando al sito di Play Reptile. E un po' perché ho notato che c'è questa vera e propria moda di collezionare piante cactus che si sta diffondendo a macchia d'olio. Ci sarà sempre stata, ma ultimamente vedo che ce n'è un po' di più. Io me ne accorgo andando alle fiere, c'è sempre stato, per dire, il banchetto, il signore, la signora che vendevano piante, che sia state le orchidee, i gerani, i cactus, piante grasse in generale o tante altre cose. Ma ultimamente ce n'è sempre di più e c'è sempre più gente che ne acquista. Infatti, quella di collezionare piante sta diventando una vera e propria moda che può sostituire o meno la moda di allevare animali esotici. Parlando per dire di piante esotiche, quali possono essere i cactus e non le margherite o le viole che vi crescono in giardino. Io personalmente non sono un esperto di piante, io personalmente non ho estremamente il pollice verde, però sono sicuro che ci sono piante più per principianti e piante ovviamente da più esperti, quali per me, per dire, i bonsai. Io mi ricordo che da piccolo avevo preso un pezzettino di cactus in Riviera Ligure, l'avevo proprio staccato con le mani, l'avevo portato a casa e l'ho piantato. Quel cactus adesso è più alto di me, io sono alto 1,83 m e ho fatto anche la rima, mentre da poco abbiamo provato ad acquistare un bonsai e quel bonsai è amorevolmente scioppato dopo 10 giorni. Però questo video nasce anche dal fatto che molte persone mi dicono: ma Zos, come posso convincere mia mamma a farmi comprare il geco leopardino? Come posso far convincere mia mamma o mio papà a comprarmi la tarantola, il pitone, il tritone o qualsiasi animaletto un po' più particolare del cane e gatto? E magari non ci riescono, quindi perché non provate a buttarvi un po' più sulle piante? Alla fine sono sempre esseri viventi, sono belli lo stesso, hanno anche loro un principio, un ciclo di crescita come un ciclo evolutivo, bisogna starci
starci comunque molto dietro, non metterli vicino agli spifferi d'inverno, non bisogna lasciarle appunto troppo fuori d'inverno, oddio poi ogni pianta è a sé, ma in generale non bisogna darci troppa acqua, bisogna permettergli un giusto ciclo di luce come anche con gli animali. D'estate si possono mettere fuori come si può fare con le tartarughe di terra, che magari d'estate le mettete in giardino, d'inverno le tenete in latenza invernale a casa. È tutto così, secondo me è una moda interessante, che poi io parlo tanto di moda ma non vorrei che si creassero dei disguidi linguistici come era capitato un po' di tempo fa quando io dissi acquistare un animale come se fosse un oggetto, no? Anche prima, io adesso ho parlato di moda sia di piante che di animali, ma non come meri oggetti, ho parlato di moda più come passione, però moda nel senso che è una passione che si sta divulgando a macchia d'olio secondo me negli ultimi tempi. C'è gente che ha centinaia e centinaia di piante in casa, c'è gente che addirittura le abbellisce, per dire, Luca mi ha mandato sta foto dove ci ha messo un cactus del genere un po' più grosso, ci ha messo il cappellino. Però per me è anche un hobby che vi posso consigliare per una propedeutica preparazione per coloro che vorrebbero degli animali ma non ne possono avere, perché comunque una pianta deve avere le stesse identiche cure che ha un animale, che richiede un animale, magari non ci va da dargli da mangiare, quindi non avete il problema di avere i topi congelati in frigo, di avere le blatte sotto il letto, non si muove, non scappa, quindi vostra madre non urlerà alzando la ciabatta al cielo invocando Sant'Antonio. Però per voi è comunque un percorso di crescita, dargli da bere il giusto, la giusta ambientazione, la giusta temperatura e tutto quello che ho detto prima. Vorrei anche chiedervi se vorreste anche più video sulle piante, perché io non sono un eccessivo un eccessivo appassionato delle piante, non sono neanche un eccessivo esperto di piante, però posso provarci. Come tutti voi, come ho già detto più di una volta, questo non è un canale dove io faccio il professorino e vi dico cosa fare, ma è un canale dove condivido i miei pensieri, le mie esperienze del mondo naturalistico, viaggi e animali e in questo caso anche piante. Ci sono anche un sacco di piante decorative che si possono tenere in casa, che abbelliscono l'ambiente, molto colorate, alcune più pericolose tipo il cactus, no, più spinose. Ci sono anche le piante carnivore, insomma è un mondo vastissimo e questo vorrebbe essere anche un po' un video introduttivo per spingere la gente che non può permettersi degli animali ad accontentarsi delle piante. Insomma, questo vorrebbe essere un video un po' introduttivo. Se vi piace l'argomento potrei farne molto altri, tipo consigliarvi quale piante carnivore tenere in casa, quali piante grasse, quali piante decorative, provare con una piantina, perché le piante bene o male ce ne sono anche alcune che costano molto poco, quando muoiono dispiace sempre, come quando muore un animale, magari un po' meno di un animale a cui ci si è affezionati tanto, quali un cane o un gatto, però comunque a me dispiacerebbe se questo cactus sciopasse di punto in bianco. Sciopare uguale crepare uguale morire nel mio dialetto, credo sia nel mio dialetto, comunque se l'ho sempre detto sciopare va bene così. Quindi signori, spero che voi come me vorreste approcciarvi a questo mondo. Nel meglio del male è facile e difficile, nel meno del male può essere più facile o meno difficile, ma è comunque sicuramente un mondo affascinante quello delle piante. Pertanto da me, il mio microfono e il mio nuovo cactus, che da oggi chiameremo Esmeraldo, è tutto. Vi invito a lasciare un mi piace, commento, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e fatemi sapere se volete video più concentrati su questo mondo. Attivate sempre la campanellina per ricevere i prossimi caricamenti sul canale. Per il resto noi ci vediamo al prossimo video, io sono sempre Zoschi e 3, 2, 1, go!